Ciao a tutti, siamo qui al Book Blog in compagnia di Margherita Oggero. La prima domanda è: lei è una scrittrice molto famosa, conosciamo infatti molti dei suoi gialli e scrive però soprattutto per adulti. Questa volta invece ci presenta L'amico di Mizù, che è un romanzo sempre un giallo ma per bambini. Da dove nasce questa idea di rivolgersi ai più piccoli? Ero già tentata di scrivere qualcosa per bambini o ragazzi e in realtà poi qualcosa avevo già scritto, perché avevo scritto due favole surreali per Einaudi che possono essere lette sia da ragazzi ma anche da adulti. Questa volta però la scelta era proprio solo, ma insomma il libro doveva essere dedicato ai ragazzi. Il giallo, perché avendo quasi sempre scritto gialli volevo legare le due cose, la scrittura per ragazzi e il giallo. A che età ha incominciato ad appassionarsi di questi racconti? Beh, io sono una lettrice molto precoce, dicevo che è l'unica, l'ho detto prima, l'unica precocità nella mia vita è stata quella della lettura, per cui io mi sono appassionata subito ai libri. Non leggevo gialli da bambina perché non ce n'erano, e ai gialli sono arrivata direi quando avevo 15-16 anni, e è una lettura che mi ha sempre appassionato, anche quando erano considerati lettura per semianalfabeti, ma in realtà anche tra i gialli c'erano dei libri che valeva la pena di leggere. Per scrivere questo racconto si è ispirata a un fatto realmente accaduto o è frutto della sua immaginazione? No, è un'opera totalmente di fantasia, anche perché se lo leggete vi rendete conto che è altamente improbabile che accada quello che è raccontato nel libro. E nel giallo appare la figura di Bambino, è un personaggio molto ingenuo, ma anche buono e altruista. E perché ha deciso di dare tanta importanza ad un personaggio così semplice? Perché io credo che per fortuna nel mondo non siamo tutti uguali e abbiamo capacità, interessi, fantasie diverse, e non è detto che i cosiddetti vincitori siano sempre i più amabili o siano sempre quelli che destano maggiore interesse. D'altra parte, come dire, la mia passione per quelli che perdono o per i più fragili è nata sin dalla scuola media, quando, leggendo l'Iliade come si faceva una volta in seconda media, io speravo che vincesse Ettore e non Achille. E un'ultima domanda: come mai, senza svelare troppo della storia per coloro che ancora non l'hanno letto magari, ha deciso di fare un finale così cruento o violento, se pur essendo un libro per bambini? È un giallo, in un giallo ci deve essere un crimine. Io pensavo di raccontare un crimine più leggero, un furto di un motorino, un sequestro di un animale, ma invece mi è stato chiesto di raccontare un omicidio. Credo di averlo raccontato senza splash, insomma, senza schizzi di sangue, altre cose che possono turbare la fantasia infantile, però io credo che oggi, con tutta la televisione che i ragazzi vedono, non siano turbati dal racconto, dalla parola omicidio. Ok, grazie mille per l'intervista, grazie.